quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi. Progetto del forno o camera di sterilizzazione nasce grazie all'accordo di cooperazione che è stato siglato con tre parti: la falegnameria Nuove Tecnologie, che siamo noi, la 3P, che è Piccoli Progetti Possibili, e la Caritas, che ha finanziato in Camerun l'acquisto di una combinata. Noi abbiamo ceduto gratuitamente il progetto della costruzione della camera di sterilizzazione, che è tutta in legno certificato per quello che riguarda la produzione italiana. Il nostro compito è stato quello non di portare niente in Camerun, ma di dare il nostro know-how, di formare una squadra di camerunesi e soprattutto dargli tutte le informazioni dal punto di vista tecnico perché si potesse sostituire il materiale che normalmente veniva utilizzato in Italia con quello altamente disponibile semplicemente in Camerun. Loro avevano disponibilissimo la pula di miglio, il kenaf, che sarebbe l'ibisco, hanno rincominciato a utilizzarlo, lo hanno sfibrato e quindi hanno capito che i materiali che avevano disponibili potevano servire a questo. Il progetto è stato siglato ad aprile del 2015 e a dicembre del 2015 sono stati consegnati le prime camere di sterilizzazione ai dispensari in Camerun, poi a tutti i villaggi, e allora hanno capito che con questa semplice camera di cottura, che è stata verniciata con le piante tintorie del luogo, in Camerun non hanno energia elettrica e le persone si ammalavano soprattutto perché non hanno tanta acqua per lavare le posate e si ammalano di tifo, di HIV, e la necessità di avere una camera di sterilizzazione che non usa energia elettrica è la scoperta dell'uovo di Colombo. Archimede ce l'ha insegnato, niente di più immediato che applicarlo, cioè da una camera di cottura a una camera di sterilizzazione il salto è breve. Quindi la cosa bella non è aver cooperato, ma essere riusciti a far fare a loro tutte queste cose. Quindi loro sono proprietari di un sapere e possono rifarlo 100.000 volte. Noi siamo stati felici di cedere gratuitamente il nostro progetto e il risultato ci conforta immensamente perché in così breve tempo siamo riusciti a concludere.